Il video che presentiamo raccoglie l'ultima lezione che è stata realizzata nel corso di aggiornamento sulle relazioni sindacali e la contrattazione nel pubblico impiego che si è svolta a Cagliari fra il 10 e il 12 maggio, organizzata dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell'Università di Cagliari, appunto, in collaborazione con il COINFO. Si tratta, come si potrà vedere, di un video amatoriale, ma riteniamo di proporlo perché può essere ugualmente stimolante per comprendere cambiamenti a cui è destinata l'Università Italiana assieme del resto a tutto il pubblico impiego per effetto della riforma operata dal decreto numero 29. Detto questo, sono domande
dal punto di vista organizzativo? No. Bene. Passiamo a illustrare il caso. Spostatevi un po' per un po' di caso. Allora il caso è il caso di un'amministrazione pubblica. Il caso di un'amministrazione pubblica, ma non è un'università, è un'altra amministrazione, comunque pubblica, con le vostre norme, le vostre... il vostro contesto normativo. Ci vedete? La composizione della delegazione. Le delegazioni sono così composte. Direzione dell'amministrazione. Ci sono 4 persone. Un dirigente generale e 3 responsabili degli uffici competenti. Quindi sono 1, 2, 3, 4 persone. Direzione dell'amministrazione. Dopo vediamo. Le organizzazioni sindacali sono invece un numero maggiore, come succede ovviamente nella realtà. Abbiamo 3 dirigenti confederali, CG1 di CGL, o di CG1 di UIL e uno di CONFSAL, che sono 4. 3 dirigenti di categoria, di CGL, di CISL e di UIL, sono 7. 8 con un dirigente di categoria del sindacato autonomo, 9 con un rappresentante COPAS. Quindi, come vedete, abbiamo messo un livello diverso delle organizzazioni. Queste sono le 2 delegazioni. Caratteristiche strutturali di questa organizzazione. Vi do alcuni dati così voi sapete più qual è il vostro contesto. Questo sarà fotocopiato e sarà dato. Allora, attività. Si tratta di un ente di previdenza e quindi un servizio di pubblica utilità. Gli addetti sono. Grazie. Gli addetti sono 80 in questa unità di cui stiamo parlando, quindi come vedete è abbastanza più. Questi 80 addetti, il 60% è un'unità femminile, appuntamente di 45 anni. Tutte queste informazioni vi serviranno nel corso della trattativa, ovviamente. Composizione professionale, un sistema di classificazione professionale di 9 livelli, la maggioranza è inquadrata, fra il 7 e l'8. Il nono livello è quello più alto, quindi sono tutti spostati verso l'alto. Sindacalizzazione. Il tasso di sindacalizzazione complessivo è del 50%, quindi il 50% di queste persone sono iscritte ai sindacati. All'interno di questo 50%, l'80% sono iscritti ai sindacati confederali, il 15% al CONFSAL e il 5% al COPAS. Quali sono i problemi? Allora, il principale problema è rappresentato dall'apertura pomeridiana del servizio al pubblico, orario di sportello. Quindi, dall'apertura del servizio al pubblico, dalle conseguenze di tipo organizzativo e normativo che questo comporta e dalla gestione della flessibilità nell'utilizzo del personale. Occorre inoltre ripartire un incremento salariale, modalità da definire. Quindi, come vedete, abbiamo ricostruito un caso molto vicino a voi. Le materie del negoziato sono 2. La prima è l'orario di lavoro, cioè riorganizzazione e definizione di orario di lavoro, individuazione dei lavoratori da coinvolgere. Quanti, come, questo dipenderà dalla propria vita, ma ciascuna delegazione avrà altre informazioni che sono ovviamente riservate e saranno date solo alla delegazione. Questa è la parte pubblica che tutti conoscono. Secondo punto in materia del negoziato è la retribuzione. L'intervento retributivo interessa due specifici istituti contrattuali, incentivazione e straordinario. Ci sono domande? Sì, una ce l'ho io. Si suppone di essere all'inizio e che quindi l'amministrazione deve ancora presentare il problema? No, siamo alla fine, c'è scritto all'inizio delle informazioni che vediamo, poi c'è scritto siete alla fine di diversi incontri e in questo incontro che state realizzando dovete raggiungere un accordo. Queste sono le prime parole che troverete. Quindi vi conoscete, avete già fatto, anzi nelle istruzioni troverete che alcune cose le avete già comportate. Quindi dovete lavorare su questo. Altre domande? Adesso non è più, quello che avreste voluto sapere. I soldi.
Cosa insomma? La disponibilità. La pensione, la disponibilità, i sindacati hanno avuto una richiesta. Questo è quello che noi sappiamo pubblicamente. Poi ci sarà una trattativa e noi pubblico vedremo che succede. Ok? Ma lo straordinario è già applicato? Comunque le istruzioni ci sono state. Va bene, le istruzioni ci sono. Allora, le delegazioni sono così composte. Ah, ci servirebbe, scusate, un'altra saletta, perché la delegazione. Vediremo a tutti una delegazione. Ci sono altre considerazioni, se no faccio io 5 minuti di considerazione così. Sì. Allora abbiamo chiuso, come abbiamo previsto. Allora, guardate, una prima considerazione di metodo è la seguente. Allora, quello che volevo dire è essenzialmente questo. La metodologia che prevede il coinvolgimento, quindi la metodologia attiva, ha una capacità di trasferimento dei processi didattici largamente superiore agli altri. Ieri vi ho fatto già un riferimento. Di quello che voi ascoltate, allora, in una qualsiasi comunicazione, tutto quello che viene spiegato, di quello che voi capite, perché non è detto che si capisca tutto quello che viene detto, di quello che voi capite, se uno parla solamente, mi rimane il 20%. Il 20% di quello che è stato detto e di quello che voi avete capito. Quindi 100 è stato detto. Mettiamo che siete, avete un livello alto di comprensione, avete capito l'80%. Di quell'80%, se avete solo ascoltato, cioè se è una relazione classica, che uno sta seduto dietro alla scrivania e vi parla così, mi rimane il 20%. Oltre ad ascoltare, ascoltate e vedete, quello che viene sedimentato, cioè quello che vi rimane, è circa il 50%. Poi oltre ad ascoltare avete visto che luci è stato utilizzato dalla lavagna, avete visto dei disegni, degli schemi che vi hanno. Come si dice, voi non so se lo sapete, ma la memoria fotografica è molto più potente. No? Se voi oltre ad ascoltare, a vedere, sperimentate, vi rimane il 75%. Sperimentate attraverso simulazioni di ruolo. Giochi di ruolo, come abbiamo fatto. Quindi voi, molte osservazioni che io vi ho fatto questa mattina, che voi avete fatto, perché vi siete visti, e che abbiamo commentato, alcune cose le ricorderete sempre, come diceva appunto la vostra collega. Se ieri, non so se mi ricordate, vi ho detto una cosa, che i tennisti o altri sportivi passano molto tempo a guardare i propri avversari, perché guardano lo stile di Shapovalov, no? È molto interessante, altra cosa che dicevo ieri, ma lì non ci vedo l'organizzazione, sarebbe interessante farvi avere la cassetta della ripresa. E quindi voi potete riguardare, vedete come siete, perché effettivamente se voi giocate un certo ruolo, conoscete voi stessi, ma soprattutto apprendete alcune cose. Lei ha avuto un'opportunità fondamentale, signora. Poteva capire e rispondere come un dirigente generale. È stato un impegno più grande, non se l'aspettava. Certo, non se l'aspettava. Ieri vi ho detto un'altra cosa, ve l'ho detto adesso. È fondamentale in un processo negoziale, ma in un lavoro di equipe, di squadra, che ovviamente abbiamo discusso di negoziazione, abbiamo discusso di comunicazione, di leadership, di lavoro di gruppo, abbiamo discusso di tante cose in questa giornata e mezza. E dovete sapere che è fondamentale costruire qualcosa insieme ad altri se io sono in grado di costruire un rapporto empatico, cioè se so mettere le mani dell'altro. Allora, il problema non è l'attenzione. Il problema è che io cresco, io come persona cresco e il mio ruolo cresce nel momento in cui sono capace di mettermi nel ruolo degli altri. Perché solo
osservando e impersonando gli altri, sono in grado poi di tornare a giocare meglio il mio ruolo. No? Quindi, per questo abbiamo tentato di mettere fra i difensori estremi dell'amministrazione, della delegazione sindacale, e quelli dell'amministrazione, dando anche, costruendo insomma i due gruppi in modo che potessero dialogare, avere un confronto abbastanza. Se vi capiterà altre volte di fare una cosa del genere, vi consiglio, ma ovviamente non tutti lo possono fare, il meglio e la soluzione migliore c'è quando questi corsi, in queste tematiche, sono misti. Noi facciamo anche dei corsi misti congiunti, cioè il dirigente aziendale e il dirigente sindacale. Allora, la cosa più interessante è svolgere dall'altro luogo, non il proprio, perché il proprio lo facciamo sempre. Allora, vedere cosa fa il sindacalista quando lo mettiamo a fare l'azienda, o cosa fa il dirigente dell'amministrazione quando lo mettiamo a fare il sindacalista. Molti di voi sono andati a fare cose. Molti di voi hanno fatto esattamente, alcuni nella delegazione sindacale, qualcuno nella delegazione dell'amministrazione, erano proprio precisi. Quando vedrete la cassetta, vedrete che, e come giustamente ci ricordava il collega, effettivamente la situazione, i dati che io vi ho fornito, le istruzioni che vi ho fornito erano istruzioni reali. Quindi volevano ricostruire una situazione reale. Alcune cose, alcune indicazioni servono, ma questo è un problema di esperienza, di conoscenza, come nostra, di dati, specialisti di queste cose. Alcune indicazioni vi erano state date per creare una dinamicità, quindi non potevo mettere nelle istruzioni all'azienda 110.000 lire, al sindacato 110.000 lire, non sarebbe stata fatta così. Come non vi potevo dare le stesse informazioni, né darvi informazioni troppo diverse, perché non ci sarebbe stato tutto in fondo. Invece avete visto, ho tenuto alla mano, il pulso di conto c'era. C'era e c'è stato. C'era sulla carta, c'è stato, perché il prefetto vi ha portato a raggiungere l'accordo. Altrimenti l'accordo non lo raggiungevate. Un consiglio d'amico, se mai quelli che sono seduti qua si trovassero a fare e vanno davanti al prefetto, non vi consiglio di comportarvi così. Comunque, va bene. Comunque, mi è sembrata un'esperienza molto interessante, avete reagito molto bene, secondo me vi rimarrà molto. È chiaro che questo è un primo passaggio, come giustamente avete osservato. Nessuno pensava, io vi ho detto già ieri, in così poco tempo di concentrare tutto quello che si può sapere. Però, secondo me, se voi pensate a quello che, all'idea e alle conoscenze che voi avevate delle tecniche di negoziazione, del processo negoziale, ieri alle ore 16, prima che non cominciassi a parlare oggi, c'è una bella differenza. Grazie a tutti. Grazie a te.